Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera, a tutti, buonasera, buonasera a tutti, andiamo, mi sa che sono già per me come stai? Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, tutti, buonasera, 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 a tutti. Ciao, buonasera, buonasera, a tutti. Ciao, buonasera, Ciao, buonasera, 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 Sono le cioè, il, il torinista sì. è qua, lo juventino è qua, te sei? È del Toro figo. Ah, del Toro, quindi è del va del bene, ciao bello. come stai segretario, bello. ciao a tutti, ciao Silvia eh. di nuovo, ciao. ciao ragazzi come state, come ciao, state? Come ciao. State? Come ciao. come stai, è bene Andrea, ciao, bello vedete, ciao Francesca, dove ci mettiamo, a parte il confindustriale, già salutata stamattina, siamo già accesi? No. Quindi, siamo accesi? Apri i gramedini Tutto bene, grazie Aprite gramedini In questo momento i gramedini st attento a quello che dice sì. Pronto? Eccoci Da adesso in avanti sì. eh, Da adesso in avanti devo stare attento iniziare con la partita di No, è già stato un argomento Hai già fatto tu Ma siamo gemellati, dai su Sempre meglio vincere sì. No, no dai. Mi dice di cominciare ricordandoti il risultato della partita con... La... Però siamo gemellati. Sergio Chiamparino è da, da stamattina che mi sta prendendo in giro per la vittoria del Torino contro la Fiorentina. Ignaro del fatto che quando vince il Toro noi siamo contenti. e quando vincono gli altri giocatori dell'altra dell città. Però oggi è, da, oggi è giorno della nazionale, quindi nessuno ha discusso tutti insieme. Forza azzurri, mm. dai, Forza non azzurri. diciamo in un altro modo. No, anche perché è, eh, se, no, lo, no, se lo dici in un altro sennò modo: sennò partono a... col partito della nazione! Eh, eh, esatto, eh, diventa troppo. No, io per scaldarti, l'Italia. Eh, sì. ti, ti scalderei, vorrei però una tua risposta in iniziale, questa secca, cioè sì o no, per dire in proprio una risposta netta. Tu hai mai votato 5 Stelle? No. <ride> hai mai tifato per la Juventus? No. Sei mai stato su Marte? No, però... Quest mamma no, Marco. basta. Ha detto tre no. Quest'uomo, l'uomo del sì, sono riuscito a fargli dire tre volte... Vedi che ogni tanto anche il no può avere un senso nella vita. Ci sono delle cose che bisogna anche dire no, altre che bisogna dire sì. E io cominciamo invece a seriamente. Sei tifoso del Toro? Eh, sì. E sì. quest'uomo ha detto un sì, basta eh, un sì. Quello Quindi, non eh... potrei mai negarlo, purtroppo. Potrei mai negarlo. Eh, senti, Ecco, la, la prima domanda proprio che ti vorrei fare è questa. Cioè non hai la sensazione che al di là dei temi tecnici di cui poi anche accenneremo, parleremo, alla fine, anche se tu ormai hai tolto la personalizzazione del referendum, la vera domanda che ci sarà scritta su quel foglio, adesso mi fatto anche il ricorso, però la vera domanda è vuoi tenere Renzi al governo, sì o no? Cioè che alla fine la gente, la gran parte degli italiani, andrà a votare rispondendo a questa domanda? Secondo me questo potrà avvenire alle elezioni ma gli italiani secondo me sono molto meglio di come noi li dipingiamo, cioè questa è un'occasione che non ricapita, di mandarmi a casa ci sono occasioni plurime e ci saranno mm, occasioni variegate perché a partire parte quella si presenta diciamo subito. sì però c'è un piccolo difetto incorporato che se uno vota no semplicemente per eh, polemizzare contro il governo la fregatura è che butta via l'ultima occasione per i prossimi 30 anni per cambiare le cose in Italia. Questo è il punto vero per cui secondo me quelli che mi detestano e che mi odiano voteranno comunque una parte almeno per, per il sì. Cioè, la domanda al di là delle polemiche è: volete ridurre il numero dei parlamentari, superare il bicameralismo paritario, ridurre i costi della politica, sopprimere il CNEL e cambiare il titolo quinto? Se la gente vota sì, queste cose accadono. Se la gente vota no, per 30 anni poi nessuno ricambia. Perché ve lo immaginate un parlamentare che va in Parlamento e dice scusate, eh, i cittadini hanno votato no alla richiesta di riduzione del numero dei parlamentari. Come possiamo noi andare contro la volontà del popolo sovrano? Rimarranno... Chi applaude? Quelli del sì, quelli del no, no? Quindi io penso che, sinceramente, penso di aver fatto degli errori, l'ho detto, penso che dobbiamo... Fare una grande campagna nei prossimi 60 giorni, eh, però penso anche che la domanda sia secca. Io non so quanti di voi eh, siano del gruppo antirenziani scatenati. Ce gas. ne sono. Come, gas come Ga eh, gruppo anti-renziani Gas. No, no. no gas anche, no. dare non Gas so, tipo, a Renzi. Cioè, cioè, un'altra immagine. scatenati, mettevo l'acronimo. No. però io sono molto, molto convinto che alla fine il dibattito. Oh, dai! Massimo, io non posso minimamente metterti in difficoltà, anzi, grazie per essere, per essere qua. E di solito sei tu che metti in difficoltà a me. Per, però diciamoci la verità: dov'è l'argomento del potere dittatoriale? In questo referendum. Ha visto te, te lo chiedo? No, no, perché <coughs> non prendiamoci in giro: non a caso stiamo discutendo di argomenti molto banali, molto semplici. Anzi, forse questa riforma potrebbe essere contestata da chi dice ah, avremmo dovuto fare la, il cambiamento della forma di governo, dei poteri del Premier. Non c'è niente di tutto questo. C'è soltanto la riduzione di un po' di parlamentari, la semplificazione del titolo quinto il superamento importantissimo del bicameralismo paritario e qualche poltrona in meno basta, c'è solo questo senti, i giornali stranieri un inciso come buona regola di questo luogo chiunque di voi voglia fare delle domande le fa per iscritto e mi verranno poi consegnate e poi alla fine il Presidente del Consiglio risponderà e dicevo, all'estero ti vogliono bene perché il Financial Times ha scritto che la riforma Renzi è un ponte verso il nulla sono carini, sì carucci. e il Wall Street Journal ha detto Renzi ha puntato tutto su un tema troppo tecnico Ecco, non è che avrà perso il tocco magico, cioè non è che non capisce più qual è la cosa che tocca gli italiani davvero. Non fuori. lo so, io può darsi che l'abbia perso, credo che Wall Street Journal e Financial Times non abbiano mai avuto una perfetta percezione dei problemi italiani. Eh, detto questo, benissimo che ciascuno abbia le sue idee, cioè meno male che c'è una stampa libera e democratica mh, che decide quali sono le valutazioni. Io so quello che mi hanno raccontato negli ultimi 30 anni. E cioè che bisognava superare il bicameralismo paritario perché non era possibile continuare. Camera, Senato, Senato, Camera, Camera, Senato, Senato, Camera. scusa, lei tu hai fatto in questi tre anni il governo, ha fatto molte riforme. Cioè, mi ricordi quale, le, le, alcune riforme? Beh, forse la riforma del mercato del lavoro, la riforma dei diritti civili, delle unioni civili, la riforma del terzo mm. settore del dopo di noi, della legge sull'autismo. Mm. Ah. Abbiamo iniziato sulla pubblica amministrazione? Tutte le riforme già, già completate. Sì, la sua pubblica amministrazione è completata, ma la fase di execution è ancora no, no. indietro. Però dico, tutte queste riforme sono state fatte in regime di bicameralismo Assoluto. perfetto. E hai visto che. Quindi allora quale... il sono due, cioè o il bicameralismo perfetto non funz... uno potrebbe obiettarti, no? O le riforme no, non sono venute bene perché il bicameralismo perfetto le ha danneggiate, ma se tu le consideri buone riforme, allora il bicameralismo perfetto può produrre efficacia. Le riforme sono state fatte grazie a una tenacia e a una forza e a un. Permettimi di dire anche a un eccesso da parte nostra di insistenza per cui la stragrande maggioranza sono finite con il voto di fiducia. Che non è bellissimo. Cioè io alla fine ho detto, vabbè, mi volete se volete si va a casa. E questo è un atto di, virgolette, forzatura nei confronti del, del Parlamento. Invece il sistema del monocameralismo permette di essere più rapidi, e più semplici e molto più chiari. E queste riforme sono state bloccate non solo dal bicameralismo, ma dalla mancanza di volontà per anni. Il bicameralismo, però, complica le cose. Perché se tu hai un sistema in cui, alla fine, il mio governo. Io ho grande autostima, eh? mm. Però il mio governo no, non, non si direbbe. Non è una notizia. So, non diciamo. si direbbe. Non, non ci ha dato una notizia. Non, la mia grande autostima cozza contro una realtà che è imbarazzante. Lo sai, Massimo, che io sono. Il, il mio governo è il quarto governo per longevità nei 63 governi di 70 anni. Cioè, c'è soltanto davanti... No, non la provete! C'è da mettere le mani nei capelli! Per chi li ha, per non chi voglio dire me, Per ne chi, ne chi, chi li ha, ha. Però, quasi tutti. Però quei governi hanno fatto il boom economico: hanno fatto un'Italia. cioè quei governi che duravano otto mesi. Ma... E eh, sono i governi a cui associamo la parte eh, sì, eh, ma chiaramente se... Forse non c'è rapporto cosa... tra le due cose, e ovviamente. Ma pensa però... a cosa avremmo potuto fare se in Europa, anziché mandare ogni volta ogni otto mesi un ministro diverso, avessimo mandato per cinque anni persone in grado di portare avanti gli interessi nazionali, anziché stare dalla mattina alla sera col telefono incollato da Roma per capire se quando tornavano ci avevano ancora la poltrona o no. Perché guardate che il sistema italiano è un sistema in cui quanti sono i paesi che hanno il bicameralismo paritario? Pochi. No, nessuno nei, Beh, nei 28. Paritario o no? Ecco, Roma. la Romania è un dibattito aperto. Perché dei 28 pare che la Romania. Io ammetto l'ignoranza, perché la Romania è un sistema. Di un è il Presidente della Repubblica ad esempio che siede al Consiglio europeo anziché il Presidente del Consiglio ha un sistema diverso dal nostro ma il punto è vi sembra normale che tutti abbiano sempre detto che bisogna superare il bicameralismo paritario lo diceva la DC incostituente lo diceva il PC incostituente lo dicevano i liberali incostituente lo dicevano gli azionisti lo dicevano i socialisti poi una volta finalmente si riesce a ottenere questo risultato e si alza uno col ditino eh ben altro è il problema. Come ben altro il problema? Per 30 anni mi mm. hai detto che questo era il problema. Adesso che la, la facciamo, ben altro è... il Però ah, sei te allora, non è ben altro. Il problema è chi, avendo perso l'occasione di cambiare, oggi si aggrappa al desiderio di... di, 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 di perché l'obiettivo è come al palio di Siena. Il vero obiettivo non è che uno vinca, è che l'altro perda. Cioè, ci sono alcuni contradaioli della politica il cui vero obiettivo non è che questa cosa si faccia, ma che il principale avversario non vinca. E questo atteggiamento va benissimo per il palio di Siena, che è una meravigliosa espressione di, di, di gioia popolare e di folklore, è un disastro per l'Italia. Allora, la domanda ai gramellini, ma non è che alla fine le cose si fanno lo stesso? Certo, facendo il triplo di fatica e perdendo il triplo di opportunità perché soltanto... Io mi domando, ma perché? Ma vi sembra normale che che sia stato il nostro governo a fare tutte queste riforme dopo decenni. Ma mi sembrano... perché non l'hanno fatte prima? Perché queste cose... perché la riforma del mercato del lavoro, la Merkel se l'è trovata confezionata da Schroeder e ne ha goduto i risultati e stiamo parlando del periodo che va dal 2003 al 2005 in Germania e noi ci abbiamo dovuto mettere 13 anni in più, 12, via. Perché su tutte le occasioni che abbiamo... perché la legge sui piccoli comuni, la legge più piccola se vuoi di tutti... È dalla quarta lettura tra Camera e Senato. Perché il collegato agricoltura ha messo 887 giorni per essere. È un problema primo. anche della politica, però, non solo delle regole. No? Certamente. Cioè, cioè, è è ovvio, modo. ma se tu hai due maggioranze diverse, per forza è un problema della politica. Se tu hai una maggioranza alla Camera e una al Senato, per forza è un problema della politica. Allora. È perché mm. hai due, sei ultime leggi elettorali, tre Mattarella e tre Calderoli. Che è già il paragone, no? Uno. E qui vuoi vincere facile. Ma no, Ma, è che si sente, te, Su poi sei ci elezioni. che la legge Mattarella però. Su, Mattarella. su sei elezioni, quattro volte non c'è stata la stessa maggioranza. Cioè, quattro volte non c'è stata Soltanto in due circostanze. Il 2001 con la legge Mattarella e il 2008 con la legge Calderoni. E allora. Mi vi sembra normale che semplicemente per semplificare un po' questo paese, questo arzigogolio di paese, soltanto per semplificare il paese si debba cercare di battere a destra e a sinistra la testa contro il muro per cercare di liberare spazi? Perché, Perché queste cose le hanno chieste tutti e adesso finalmente che si possono fare quelli che le volevano hanno cambiato idea? Perché lei fai tu, eh, lo sappiamo. Però eh, non bastava eh. di mezzare i parlamentari, per esempio. Sì, ben altro il problema. Eh, no, bastava questo stava un bel problema, però. No, ma, cioè, no, ma è così, cioè, è così. 300 cioè... deputati e 100 senatori sono molti meno politici. Ma non c'è dubbio, se poi la Fiorentina avesse vinto lo scudetto un anno, il Torino l'anno dopo sarebbe stato ancora meglio. Certo. Oh, ma per prendere i senatori, lo dico con rispetto ai senatori qui presenti che hanno votato a favore e che si sono messi la spilletta ironica contro di me del tacchino: Tacchino felice. Ci sono mesi per convincere i senatori a superare il bicameralismo paritario e ci siamo arrivati solo stavolta, ci abbiamo messo tanto tempo. Io mi sono dovuto, lo dico, ho dovuto minacciare le dimissioni almeno tre volte. Perché? Perché pensavo, penso e continuo a pensare che sia fondamentale per l'Italia non soltanto andare in Europa con la tranquillità e la libertà di chi ha fatto le riforme, ma anche dire agli italiani, guardate, a fare i sacrifici iniziamo noi. Poi si poteva certo ridurre il numero dei deputati, ma nella scheda non trovate sì, no, riprova coi deputati, sarai più fortunato. Cioè sì o no, se voti sì si cambia, se voti no ti tieni la Costituzione di oggi. Per i prossimi anni. Magari va bene, per carità, continuiamo con i 63 governi ogni 70 anni, continuiamo con un sistema in cui la Camera fa una cosa e il Senato ne fa un'altra, questa grande assemblea di condominio generalizzata bis. Ecco, Però a me piacerebbe parlare di. Assemblea di condominio, ecco proprio il punto. Il grande tema centrale, secondo me, della riforma, è, sei venuto molto bene anche fuori nel tuo duello televisivo con Jacques Belski, è quello fra governabilità e rappresentanza. No? Cioè mm. la Costituzione italiana, noi lo sappiamo, venendo dopo una dittatura, puntava tutto sulla rappresentanza concedendo invece molto poco alla governabilità, ora tutti sentiamo l'esigenza di maggiore governabilità. Però il problema qual è? Se in un'assemblea di condominio una minoranza, che ha 200 millesimi dell'intera, <ride> però grazie a un regolamento interno riesce a poi a decidere di fare l'ascensore e gli altri non sono d'accordo, cioè siamo ancora in un sistema democratico oppure... Ma non cambia niente in questo sulla... nella Costituzione, nella riforma costituzionale. Nessun articolo cambia il potere di una minoranza dentro la Costituzione, E però combinato e disposto con la legge elettorale. Poi parliamo così... della legge elettorale e del combinato disposto. Perché se ragioniamo del combinato disposto, tocchiamo e un altro no. argomento della legge elettorale. Rimaniamo sulla riforma costituzionale: i pesi e i contrappesi non cambiano, anzi, ma guarda che non è un fatto positivo, eh? perché io potrei dire ben altro, sarebbe stato problema, bisogna... sare... avremmo dovuto avere la forza di cambiare i poteri del Presidente del Consiglio. Perché non abbiamo avuto la forza di farlo. Questa riforma è meno ambiziosa di quello che avrebbe dovuto essere, di quello che sarebbe stato necessario. Sono il primo a dirlo. Perché non abbiamo toccato i poteri del Presidente del Consiglio, però a quel punto sentirsi anche dire del dittatore eh, cileno, venezuelano. Cileno questi, questi, hanno sballato sulla un gio... po' la nazionalità. No, no, ma voi. io. E la mia frase è sempre quella: volevano cambiare storia, volevano scrivere la storia, hanno riscritto la geografia, e contenti loro, contenti tutti. Però il punto problematico qual è? Entriamo nel merito di questa. La Costituzione non vede cambiare i poteri del Presidente e Consiglio, nada. Non vede cambiare il sistema di pesi e contrappesi. C'è soltanto un elemento di novità che paradossalmente difende le minoranze, che è quello del Presidente della Repubblica. Ora non voglio addormentare anche voi, secondo me l'altra sera in quel punto del dibattito con Zagrebelski c'era la gente che, che, che ronfava allegramente a casa, è l'83,3 della Costituzione. Che cosa dice oggi? Se si va dalla quarto scrutinio in poi non è più necessario i due terzi, ma basta la maggioranza più uno dei componenti del collegio dei grandi elettori, deputati, senatori e consiglieri regionali che votano al Presidente della Repubblica, il 50% più uno si vota al Presidente della Repubblica. Ok? Cioè è così oggi. Oggi noi abbiamo avuto dei presidenti eletti a maggioranza, anche l'ultimo, anche il presidente Mattarella, anche se lui ha avuto molti voti. Presidente Napolitano è stato eletto così, vedo in prima fila alcuni tra i protagonisti di quell'accordo. Berlusconi non ha mai eletto il Presidente della Repubblica, non perché la Costituzione non glielo consentisse, posso dirlo? Perché ha avuto sfiga. No. Guardate, lo so che in un dibattito costituzionale nell'Austera Torino non bisognerebbe utilizzare questa espressione. La parola Berlusconi? Ah, eh no, la parola. No, <ride> no, non lo so. No, de... no, ma no, no, perché... facciamo no, mi... cioè, la coppia. Questo una... è Peppino, carina, no. Era vabbè. carina, era carina. Eh, non ho capito. Era una volè non male, la tua. Mm. Il punto, però, è questo. Se Berlusconi, che ha vinto le elezioni in modo netto nel 2001 e nel 2008, avesse avuto in quella fase. La scadenza del Quirinale egli avrebbe potuto con la maggioranza assoluta scegliersi il Presidente della Repubblica. E aggiungo, lo potrà fare se rimarrà questa Costituzione. A tutti i sostenitori della necessità di mettere un freno al potere della maggioranza, quindi a quelli che dicono che dobbiamo stare attenti che la maggioranza da sola ce la faccia, dico che l'83,3 dell'attuale Costituzione prevede che col 50% più uno, uno si elegga Presidente della Repubblica. Cosa abbiamo messo noi nell'83.3 novellato, nel nuovo articolo? Abbiamo messo un meccanismo per cui anziché il 50% è i tre quinti, prima dei componenti e poi dei votanti. È vero che è dei votanti, ma è altrettanto vero che tutti votano per il Presidente della Repubblica, nessuno va in ferie quando c'è da votare il Presidente della Repubblica. Questo vuol dire il 60%. È no, però questo è un passaggio importante, perché uno può dire io voto no perché non mi piace, perché voglio difendere il CNEL. A me piace il CNEL. Oh, qualcuno ci sarà qui dentro. C'è qualcuno a cui piace il CNEL? Incomprensibile. Bene. È chiaro di dire che molti non sanno una neanche storia è aperta col CNEL. CNEL. Sì. Allora, l'altro giorno ho fatto una battuta del genere dicendo: qualcuno piace il CNEL e si è alzato. Oh, e che gli hai il CNEL? Ero a Firenze, però, eh, quindi <ride> ero... e quindi è l'articolo 99. Un ente inutile. Consiglio nazionale economia e lavoro che ha dato un sacco di stipendi a tanta gente, ma che ha costato un miliardo di euro e risultati zero. Se passa la riforma, si elimina, se no, continua a agire. Però, la questione fondamentale alla quale noi siamo oggi chiamati a rispondere è non votare semplicemente sul che, perché magari qualcuno voterà no, per il CNEL o voterà no, perché vuole mantenere il numero dei parlamentari. La questione fondamentale è: non è consentito a nessuno votare sì o no sulla base dell'aumento dei poteri del Presidente del Consiglio perché non è nell'articolo non c'è un solo articolo l'ho chiesto a Zagrebelsky che è il ehm, i so poteri del Presidente del Consiglio non aumentano però e qui entriamo nella legge elettorale c'è una legge elettorale che inevitabilmente come peraltro con la precedente eh, continua a dare una, un grande potere ai leader politici di nominare i parlamentari cioè io faccio proprio, ti dico con la voce della, della gente delle lettere che mi arrivano Avevamo una bella legge elettorale, quella di collegio denominale, che piaceva tantissimo agli italiani, che si sceglievano nel loro collegio il loro parlamentare. Perché a un certo punto ce l'avete tolta di mano, cominciando a inventare tutte queste leggi complicatissime? Non so se era al liceo semplice. quando è stata tolta, o al, non mi ricordo se era all'università, cioè, ce l'avete tolta. Se ricordo bene, voi volevate, il PD la voleva riproporre, ma quando volevate fare l'accordo con Berlusconi, Berlusconi non la voleva. Però Alla andiamo fine con siamo, oggi. siamo nel capolavoro che si fa senza Berlusconi nella legge, ma nel modo Io... in cui la voleva lui. Allora. Mm, non ne sono così convinto. Mm. Mm, pausa, ci vorrebbe un momento caffè per il passaggio della legge elettorale perché è una delle cose più noiose, ma sì. cerco di essere il più bravo. Poi ci mettiamo a parlare anche della vita, che eh, dopo, non preoccupate. Eh, poi fuori da qui ci sono le cose serie, no? Sì, no, è no, no, importantissimo. Devo... importantissimo. Eh, la legge elettorale di oggi è una legge. La legge elettorale era il proporzionale, ok? Il proporzionale per una Repubblica si votava il partito, si sceglieva con la preferenza e addio. Problema che nessuno ottiene mai la maggioranza assoluta. Nel 94 si decide, 92-93, prima elezione del 94, si decidono i collegi. Dice Massimo Gramelini, noi ce li scegliamo. Vero? E io dico non vero. Perché? È vero che ce li scegliamo, ma dipende da chi scelgono i partiti. Io ricordo ancora abitanti del Mugello che si sono trovati Antonio Di Pietro e che se lo sono votato. Tu dirai, ma se lo potevano votare e non votare? Sì, ma la scelta all'interno del partito non sta... Al cittadino sta il segretario del partito, almeno che lo faccia le primarie. Beh, fare le primarie Però, benissimo, collegio, per i la legge elettorale chiamata Mattarellum prevedeva che, nei collegi, quelli incerti si correva come dei matti e si mettevano i candidati migliori, quelli sicuri, fatevelo dire da uno in Toscana. A un certo punto gli elettori della sinistra di Firenze si sono trovati Vittorio Cecchi Gori e se lo sono votati Lamberto Dini e se lo sono votati. Fassino annuisce, <ride> lo sa lui, eh, ehm, chi c'era poi aiutami, Di Pietro yeah. e ce lo siamo, se lo sono allegramente. Io ricordo Adornato in Umbria, candidato del PD. Ma adornato eh. in Umbria, te lo cambio il tutta PD. la vita con, con eh, Vittorione Cecchigori o Antonio Di Pietro. Questo per dire come funzionava la cosa, ora non fare queste polemiche ad hoc, il punto è, Berlusconi cambia questa legge perché non gli piace? E mette una legge in cui ci sono dei numeri assurdi e lo dico anch'io perché, per esempio, in Emilia-Romagna il PD ne ha eletti 31. Come fa? Senza scegliere la preferenza, in fila e senza nemmeno nome sulla scheda. Cioè, tu c'hai Chiamparino, Fassino, Gariglio, Mori, Poi alla fine te ne trovi uno al 31esimo che manco sai chi è e che lui non si ricorda nemmeno in che regione è stata eletta. Quindi ha totalmente ragione Massimo a dire che. oh! Ma dov'è il collegamento con il cittadino? La legge dell'italicum non è così. Poi vi dico che siccome dobbiamo evitare le polemiche, io sono pronto a cambiarla. Tanto poi questa sera che la legge elettorale è decisiva, se prendi i voti è decisiva, se non prendi i voti la legge elettorale è non, non ce n'è di che parli, ma va bene. Non è vero che uno si sceglie tutti i suoi, perché sui 340 di maggioranza, se il PD vincesse o vincerà le prossime elezioni con l'Italicum, e prende 340 deputati di maggioranza, ne ha 100! In dei singoli collegi col nome, con la scritta, cioè voi votate a te? Chiamparino sopra, ma eh, che dite? Ah, ma non avevo capito che era lui, c'è scritto sopra, PD: Chiamparino. Lo vuoi votare? Lo voti, Se non vuoi votare? Non lo voti. E poi 6, 8 nomi con la preferenza, con una preferenza per una donna e uno per un uomo. Di questi 340, 240 sono eletti con le preferenze. Quindi l'idea che ci siano tutti bloccati non è vero, il 72% sono eletti con le preferenze Detto questo, c'è anche quello che non è d'accordo con le preferenze e che vuole tornare ai collegi. Poi c'è quello che vuole le liste bloccate, poi c'è quello che vuole il sorteggio. A me ve lo dico con sincerità: non interessa questo. Ti dico Massimo, vedo l'Italia dei prossimi anni se noi semplifichiamo questo paese. Eliminiamo troppi posti, troppi costi, troppe robe, troppe procedure arzigogolate. Diamo un po' più di libertà alle persone. Mettiamo finalmente la gente in grado di vedere che tu fai un provvedimento e ti va in porto, anziché stare a fare camera senato senato camera, camera senato senato camera. Metti chiare le competenze tra le regioni e lo Stato. Chiare. Non più competenza concorrente. La sicurezza ferroviaria, per dirne una, deve essere uguale dappertutto. Non ci può essere la regione che ha delle regole e un'altra regione che ne ha altre. La gestione del, dei farmaci, non della sanità, ma dei farmaci. Se il Piemonte è bravo in un anno dal via libera al farmaco oncologico, perché in Calabria quel farmaco oncologico che il Piemonte ha dato a via, non può essere messa? Allora, su questi temi, siccome se vince il no si bloccano per decenni, io dico la legge elettorale è meno importante, però non mi si dica... Che questa legge elettorale dà potere ai partiti di scegliersi le persone perché questa legge elettorale portava, avrebbe portato, come possiamo definirla? Il 72% di persone scelte con le preferenze. Poi io se, se apro qui la legge elettorale, se quanti siamo qui? 300, quanti siamo? 500. Io dico che ci sono 57-58 leggi elettorali diverse. È come la formazione della squadra di calcio. Cioè, sì, l'obiettivo è garantire ovviamente un equilibrio fra le due cose, no? cioè fra la governabilità e un minimo però di rappresentanti. Non eh, c'è dubbio, non dubbio però la governabilità che vuol dire? Il ballottaggio è giusto o no nei comuni? Lo dico sapendo che a Torino non è andata male, per me è giusto. Perché i cittadini. Perché. Parliamoci chiaramente, ehm, se si guarda il voto del primo turno, noi a Torino eravamo in testa, nettamente anche. Poi però i cittadini prendono e scelgono, vale per Torino, vale per Milano, vale per Firenze diciamo che il ballottaggio funziona meglio dove c'è un sistema che, che tende al, al bipolarismo in vogliamo modo. eliminare il ballottaggio? vogliamo cambiare la legge elettorale? vogliamo discutere? bene ma non mi si dica che è antidemocratico questo sistema perché antidemocratico è quello è quel paese in cui mettono in galera i giudici in cui mettono in galera i professori non in cui si elimina tre poltroni al CNEL e, e 300 senatori perché sennò no ci si prende in giro cioè mi si allora dica è... ci stai antipatico? voto no, no. Parlavi della Turchia? Tu l'hai visto il giorno, della dopo, giorno a caso, sì, un argomento che eh, portava un, un, pa un paese, paese a, a caso. piacere. Eh, tu l'hai visto il giorno dopo il referendum inglese, un sacco di gente digitava su Google cos'è l'Unione Europea. Eh sì, no, io ho fatto un, un pezzo su questa cosa incredibile, non sapevo. A, a, a proposito, eh, sì. una, una domanda un mi è venuta in mente adesso: eh, non ti spaventa un po' il fatto che Brexit in poi? Domenica abbiamo avuto due referendum importanti, no? uno anche in Colombia, tra l'altro, che era un referendum su chiudere una guerra storica con le FARC. e, e I dati sono sempre no. No, perfino quello in Ungheria, che era il referendum più populista del pianeta, cioè diceva praticamente avallate le scelte di, del governo di bloccare i migranti, non si è raggiunto il numero legale. Cioè, tutte le volte che viene chiesto al, al popolo di pronunciarsi, la scelta immediata, lo scatto quasi istintivo è conservazione. Questo conservazione. È, un momento, è il momento, da un lato non so se definirlo, il momento ottimismo o no. il momento gesto apotropaico? Eh, gesto apotropaico, eh. io ti ho, ho messo nelle. Avendo uno sgabello non puoi neanche coprirti dietro un non tavolo. Non fai mai diciamo... certi gesti nell'Austera Torino. Però... Ma, non è così, ma non è più così austera, credi? Eh, città, Abbiamo non... la Movida, siamo, siamo vivi, siamo vivi. Scusa, <ride> vivi. Cosa c'entra la Movida con la cosa che dicevo no, prima: l'austerità, gesto... tu dici Torino austera no, queste immagini ah, di Torino no, no, una è città seriose. Ma diciamo che la Movida fosse siamo un gesto di trovaico. No, no, no. Ma <ride> tu sì, sappiamo vivere, sappiamo vivere anche noi. È vero ed è un tema impressionante. La stragrande maggioranza dei. Um, I referendum sono andati male, tant'è che quell'editorialista di cui parli del Financial Times ha scritto Renzi non doveva chiamare il referendum, è il 138 della Costituzione che lo prevede, eh? cioè sembra che sia una scelta. Io però non ho paura dei miei concittadini e non ho paura della democrazia, credo che abbiamo ottime ragioni per spiegare il perché è il momento della svolta e della semplicità. Sono 30 anni che ci raccontano dovete fare, dovete fare, dovete fare, dovete sistemare, dovete semplificare, dovete ridurre. Noi l'abbiamo fatto. Se poi i cittadini decideranno che loro vogliono il CNER, il Parlamento così, il bicameralismo paritario, il, le, i poteri delle regioni confusi, 140 ricorsi lo scorso anno tra Stato e regioni, 41% delle sentenze della Corte Costituzionale tutte basate sul conflitto di competenza tra Stato e regioni. C'è un paese che neanche i Guelfi e i Ghibellini si litiga dalla mattina alla sera. È una cosa allucinante. Se gli italiani vorranno questo, ne prenderemo atto e accetteremo il principio. Io penso che gli italiani siano molto meglio di come noi li descriviamo e che quindi il buonsenso e la saggezza eh, prevarranno e che ci sarà un fracco di gente, un fracco di gente, un fracco di gente della, destra, della Lega, soprattutto di 5 Stelle, che alla fine, quando vede il quesito... E quando capisce come deve andare, vota, vota chiaramente. Cioè, da lei non lo convinciamo. No, quello che volevo dire, esatto. Però, Però un, un elettore problema. della Lega che c'è rimasto male per la celeberrima vicenda delle mutande verdi, su cui c'è una nota hit... Marcella Bella, Roberto Cota, Mi ricordo Mutande Verdi e quei versi, vabbè, una canzone strepitosa che, che, che vi consiglio di ascoltare. Un elettore della Lega dice: Io Renzi, se posso, lo mando a casa alle elezioni. Però dovendo scegliere tra avere un paese più semplice e avere un paese più complicato, io voto contro la burocrazia. Questo non è un referendum contro la democrazia. È un referendum contro la burocrazia. È una bella differenza. Senti. Mm. La. Un in breve inciso a proposito di D'Alema, perché vedo che stai facendo un sacco di wrestling elettorale in questa settimana. No? Prima il duello con, con Travaglio, poi con Zagrebeschi. Tutti aspettiamo come la sfida lo okay K Corral, no? l'ultima grande sfida: Renzi contro D'Alema. Non so in quale televisione o in quale circo, in quale luogo avverrà, però lui ha già detto: Se, Non lo faccio. No, non lo faccio perché eh, non voglio alimentare l'ego ipertrofico del Premier. Chi l'ha detto questo? L'ha detto un uomo schifo, diciamo, non l'ha detto D'Alema, D'Alema. Io spero di poter fare un confronto, l'ultimo ho fatto col presidente dell'AMPI, l'ho fatto con eh, Marco Travaglio, l'ho fatto con Gustavo Zagrebelsky, a tutti loro il mio grazie per la... Ehm, civiltà del confronto, vabbè, sono, un po' meno Travaglio, ma gli altri eh, vabbè, comunque, non li ha fa, no, cioè, va bene, però insomma, comunque almeno si è discusso. però eh, la cosa il fatto che dice Travaglio, io sono d'accordissimo con lui che è, non è al di là di cosa, cosa pensiamo sui contenuti, alcuni articoli sono scritti in maniera involutissima quale? Eh. Non mi fare l'articolo 70, perché eh. ti, per esempio l'articolo 72, 74, 76, 77, sono 78 involuti, sono della legge fondamentale tedesca che parla di bicameral, perché questa storia del 70 cioè, No, io parlo, io parlo da, da comunicatore, cioè penso a futuri giornale, studenti di diritto costituzionale. Massimo. No, ma, ho capito, ma era più facile ai miei tempi studiare diritto costituzionale. La Costituzione italiana, non so se sia la più bella, ma sicuramente è quella scritta meglio. Non è vero, secondo no. me. No, Salvemi, mi scrive delle cose. No, no, è la mia opinione. Non è scritta benissimo. Però, la Costituzione italiana, No, no, ma io in un no, buon no, italiano, diciamo. No, quella che... nel, nelle, nella discussione dell'Assemblea, costituzionale Allora, intendiamoci: su questo tema, ciascuno può avere la sua opinione. E quindi, mh, non soltanto Gramellini, ma magari anche chi voterà in modo convinto, si dirà, vabbè, se l'avessero scritta meglio. Questa è una Costituzione che è passata da 122 modifiche parlamentari, a proposito dell'uomo solo al comando. Cioè è andata così. Noi l'abbiamo proposta e abbiamo mandato a tutti i professori, alle università italiane, un, una richiesta di, di, come fase di ascolto. Ci hanno mandato le controrepliche, a quel punto noi l'abbiamo assemblata e l'abbiamo portata in Consiglio dei Ministri dove l'abbiamo approvata. È andata in Parlamento, sei letture, non quattro, Commissione, Aula, Commissione, Aula, Commissione, Aula, Commissione, Aula, Commissione, Aula, Commissione, Aula, ha ricevuto 122 modifiche. Quell'articolo di cui parliamo è stato cambiato dal Parlamento. Ma che cosa dice quest'articolo? Siccome stiamo parlando del rapporto tra Camera e Senato e stiamo parlando delle, dei casi in cui... Vi possa essere una legge bicamerale? Per intendersi saranno applicati al bicameralismo paritario il 2,4% delle leggi di questa legislatura? 5 su 200 è rotte. Quindi niente. Il Parlamento ha introdotto delle modifiche tecnicamente potevano essere scritte meglio, secondo Gramellini. Sicuramente sì, si Beh, può no, scrivere meglio. Secondo Gramellini è un pensiero abbastanza no, comune. No, però diciamo. attenzione, se si guarda la legge costituzionale tedesca, che prevede lo stesso meccanismo no? tra una camera e l'altra, ci sono sei articoli che parlano di questa norma, e non uno solo come il nostro. E quindi è chiaro che dovendo andare. L'altro è Camera e Senato approvano le leggi, e poi c'è i regolamenti parlamentari. È ovvio che è semplice. Qui devi dire la Camera approva le leggi, il Senato può intervenire in questo caso, in questo caso, in questo caso, e devi essere molto dettagliato, perché se no succede che tutte le volte c'è un rinvio alla Corte Costituzionale. Detto questo, detto questo, è detto che la legge fondamentale tedesca ha sei articoli al posto del nostro articolo 1, del 70 di un articolo solo, eh, Salvemini. Quando legge il progetto di Costituzione, scrive, è scritto malissimo, da uomini che non conoscono l'italiano. Salvemini. E aggiunge, che mi sembra molto interessante, l'unico articolo che mi piace è il 138 perché si potrà cambiare questa Costituzione. Lo dice Salvemini, io non sono d'accordo con lui. Ma lo stesso Calamandrei mette in discussione le forme della Costituzione, Costantino Mortapi. E Meucce Ruini chiude i lavori presentando l'esito dei lavori e dice: Certo, sul bicameralismo purtroppo si è dovuto fare un compromesso perché la DC voleva in un modo e il PC in un altro. Sì. Abbiamo trovato questo meccanismo che non funziona. Dossetti nel 51, nel 51. Dossetti dice non va bene. Allora, la Costituzione può essere sempre. Eh, Qui mi ha la battuta. Cioè, se era scritta Mara ma una Costituzione è scritta da Calamandrei Ruini. Una, una costituzione scritta da Verdini non può essere sì, diciamo evolvere verso l'alto delle sì. masse eh, però guardate, è una battuta facile io non, io voglio, non, voglio, facile. Difendere, non è... voglio difendere Denis Verdini perché se si fa il gioco delle coppie eh, dico che è una bella sfida per tutti perché tutti tieni Verdini e di là c'è Brunetta sono punti di vista Dice, tu c'hai Alfano e dirà, c'è Salvini. No, 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 perché questo gioco non va fatto. No, no. Perché poi c'hai. Dice, Ma loro c'hanno hanno e noi abbiamo non Napolitano. Loro hanno Rodotà e noi abbiamo Cassese. È un gioco, però, che nel merito diventa il gioco delle coppie. Allora, rimaniamo sul, sul punto. Io dico, la Costituzione poteva essere scritta sicuramente meglio dal punto di vista stilistico, ma la sostanza è che una cosa che prima faceva Camera Senato, Senato Camera, Camera Senato e che rimaneva ferma per mesi, stavolta va alla Camera e basta, e nei casi rarissimi in cui deve andare al Senato è dettagliato, ancorché con uso discutibile della punteggiatura, secondo taluni notevoli esponenti del, del, dell'ortografia moderna, eh, il, il meccanismo è molto chiaro a me va bene, si poteva far meglio sì, però se dovessi stare a discutere tutte le volte eh, il Jobs Act si poteva far meglio sì, certo eh, le leggi sulle unioni civili si potevano far meglio sì, la legge sulle periferie si poteva far meglio sì, tutto si può far meglio, però finalmente c'è qualcuno che fa, perché la differenza rispetto al tema. passato è che non le hanno fatte le cose questo, questo, questo è il questo punto come vedi la... questo è il tema vero la... questo è il punto, ed è il punto permettimi anche di Massimo D'Alema ed è il punto anche di Massimo D'Alema perché quando D'Alema dice che lui non ha fatto la riforma costituzionale, allora intendiamoci con chiarezza, perché per mettere tutti i puntini sulle i, io non c'ho niente di personale contro uh, l'ex president, presidente del Consiglio D'Alema, e non credo che si possa aprire una fase di duello all'OK okay Coral. Ripeto, mi piacerebbe confrontarmi con Berlusconi, perché ho fatto tutta la parte di, di, di sinistra. Per pi... vincere è facile, eh, eh no, occhio, non lo sottovalutate quell'uomo, occhio. Quando, quando è stato sottovalutato ragazzi, occhio su questo no, no, sono, sono d'accordissimo con lui grande vabbè. rispetto perché un uomo ha sette vite come i gatti e, sì. E, sì. politicamente dico naturalmente allora andiamo nel merito era proprio, era, è stata proprio la vera colpa secondo me politica di D'Alema che lo ha sottovalutato ha creduto che Berlusconi fosse meno intelligente di lui infatti invece diciamo, ha dimostrato D'Alema crede che chiunque sia meno intelligente sì. di lui però, quindi diciamo, non è un elemento di novità il punto però non è, il punto è che se D'Alema avesse combattuto Berlusconi quanto ha combattuto i suoi amici di partito, avesse combattuto un decimo Berlusconi di quanto ha combattuto Prodi, Veltroni, non dirò nomi dei qui presenti per evitare problemi, oggi sarebbe diversa. Però finisco su D'Alema, per raccontare come stanno i fatti, no? Questa riforma, poi, poi davvero parliamo, no, poi parliamo po della vita. Della vita sì. Sì, cioè. 82, Spadolini fa il decalogo sulla riforma costituzionale. 83, Commissione Bozzi. Riforma costituzionale. 91, demi, 92, chiedo scusa. 92, Demita. 93, Commissione Nilde Iotti che già nel 79 a Piombino aveva fatto un grande discorso sulla fine del bicameralismo. Poi arriva D'Alema, che nel 94... Vedi c'è Occhetto, diciamo più correttamente, ma insomma ne, il programma del PDS dal 94 in poi è sempre un programma che prevede il superamento del bicameralismo paritario, il Senato delle Autonomie, la riduzione del Parlamento e i poteri in più del Premier che in questo caso non ci sono. D'Alema diventa presidente della bicamerale nel 98, poi va al governo, salta la bicamerale e D'Alema firma la riforma, quella del titolo quinto, che poi diventa legge con un minimo numero di voti. Quattro voti, mi dice More, quattro voti. E che viene poi approvata dal referendum. Allora perché lo dico? Perché va tutto bene, ognuno la può pensare come vuole, ma ieri D'Alema ha detto non era la mia riforma, l'ha firmata Mato. È come se io dicessi che non è la mia riforma. Lui ha firmato questa riforma nella legge, cioè gli hanno dato, ha scritto Massimo D'Alema, poi è andato in Consiglio dei Ministri e ha votato a favore poi è andato all'assemblea della Camera, alla commissione e assemblea. Poi è andato, poi è andato, è andato sei volte questa riforma. Perché dobbiamo raccontare barzellette agli italiani? Questa riforma però non ha toccato il punto del bicameralismo paritario perché non ce l'hanno fatta, perché non sono stati in grado di avere i numeri, perché c'era sempre qualcuno che diceva no. Noi stavolta ce l'abbiamo fatta, non perché siamo stati bravi, ma perché la gente non ne poteva più. Perché Napolitano si è sgolato in aula a dire fate le riforme? Perché, hanno perché lo hanno preso in giro e costretto a restare in Parlamento. Tutti gli hanno chiesto di votare per il Presidente della Repubblica e lui è dovuto stare altri due anni. Ora che finalmente ci siamo, lasciate stare D'Alema, lasciate stare Renzi, lasciate stare Berlusconi, lasciate stare Grillo, lasciate stare Salvini. Volete votare finalmente una riforma che non sarà perfetta, ma finalmente semplifica lo Stato? O pensate che in un Paese in cui le cose vanno come sappiamo. Bisogna lasciare tutto com'è. Se voi pensate che vada bene lasciare tutto com'è perché la conservazione è più dolce, perché la nostalgia è più bella, perché va tutto bene come stiamo, fatelo. Però io penso che l'Italia abbia diritto al futuro e non lascio a D'Aleme e agli altri l'obbligo di bloccarci il futuro che è la cosa più importante che abbiamo. Senti, a proposito di vita... Oggi leggevo sui giornali che un, purtroppo un effetto del referendum, perché adesso il Parlamento si è bloccato: ci sono un sacco di riforme, riforma del, del codice penale, della legge sulla concorrenza, conflitto di interessi, tutto fermo, dicendo ne parliamo dopo il 4 ah, dicembre. È vero questo? Sì, sì. Oggi le oggi era era l'editoriale di stamattina, del Corriere della Sera. Ma, vabbè, ma... Vabbè, che sia vero perché è un editoriale? Non lo so. Diciamo, era, era, no, era, no, era, no, no, nel senso che io credo so, ai giornalisti Italia, giornali sono per la difesa mio. dei giornalisti e, e viva i giornalisti, eh. È così. Però non mi pare che sia propriamente così, nel senso che abbiamo approvato in questa settimana, abbiamo provato, oggi abbiamo approvato la legge sul cinema, ama ah, la legge sul cinema, è una cosa fondamentale. E la legge sul cinema è uno dei passaggi che consentirà a questo paese di investire sull'innovazione anche in questo settore culturale. La settimana scorsa abbiamo approvato la legge sui cose, piccoli comuni in quarta lettura. Che avete fatto poi in settimana? Fregole, buono. Che avete? Il processo amministrativo, poi? Sono contento che vi parlate qua, ve le dite qua, le cose che avete fatto. Io vi dico che cosa ho fatto io, perché mi hanno detto che non sto facendo. Ieri io sono stato, un momento che sto pensando a fare il referendum. Ieri, allora, eh, non so quanto ti interessi, però lo dico, poi mi blocco. Allora. Troppo. Troppo. Come? Fai fin troppo. Sì, vabbè, ora fin troppo. Eh. Cioè, ragazzi, è che non siete abituati a, a vedere lavorare la gente, però insomma, eh, tranquillo, eh. Cioè, sì, chi lavora fa peggio. Allora, nell'ordine, nell'ordine, ieri a Genova, Bisagno, Abbiamo messo eh, 95 milioni di euro dei 402 complessivi perché il Bisagno finalmente si è messo in sicurezza. È l'apertura del, del secondo cantiere del nuovo lotto. Credo che sia una cosa fondamentale perché se riusciamo a mettere in sicurezza tutte le opere di, i, i, che hanno necessità di interventi contro il dissesto facciamo un'opera per le prossime generazioni vale per il Bisagno, il Seveso, l'Arno, vale per eh, tante realtà, l'Alessandrino, ricordiamo che cosa è successo: vale per eh, Sarno, vale per la Sicilia che è piena di soldi fermi e bloccati. E poi mi dicono perché tu vuoi far sì che si spendano questi soldi? Perché siamo pieni di soldi che sono bloccati. E perché sono bloccati? Perché c'è un arzigogolio burocratico, espressione tipica del giuridiche giuridichese. Che il governo non riesce ancora a scalfire. Che non siamo riusciti a scalfire come avrei voluto. Intanto perché in alcuni casi ci sono regioni a statuto speciale. E poi perché abbiamo nominato dei commissari ad ACTA, no però buoni, perché questo è commissari ad ACTA e stanno iniziando a fare i primi lavori. E sono arrivato, c'era 26 miliardi impegnati sui fondi europei. Abbiamo lavorato tutti insieme, ora sono 45. Ma vi rendete conto che noi siamo l'unico paese che per i giochi burocratici rischiamo di perdere i denari europei e nella, nella programmazione 2007-2013 una parte è andata, no quella prima, 2001-2007 una parte è andata alla Polonia dei nostri soldi. Io non ho niente contro la Polonia, perché non vorrei aprire una crisi diplomatica. Ma mi spiegate perché i soldi europei nostri devono andarli alla Polonia? Mi ha detto una signora, via, che problemi abbiamo? Se sono soldi europei possono andare anche alla Polonia? No, signora! Sono soldi nostri! Funziona più o meno così: lo Stato dà ogni anno 20 sono miliardi all'Europa, all che te ne rende 12. Se tu quei 12 non li spendi tutti perché c'hai la regione X, il comune Y, lo Stato Z, il ministero che se li tiene da parte perché ha paura che la ragioneria glieli prenda? Siamo dal ricovero. Allora, abbiamo messo finalmente i soldi da spendere. Ma datemi un sistema più semplice. Indipendentemente da chi governa, permettete a chi governa di fare una cosa più semplice. Domani andrà a governare i Gramellini. Pezzo, te, te. Chi lo sa. So? Ma guarda, ce l'hai fatta tu, bisogna farcela a Esatto. Cioè. No, ma no, nessuno, no, ma era un complimento. Eh. È verissimo. Era un complimento. Nel È senso che ci ha provato. È, Io è verissimo. Io lo ricordo ancora quando era la provincia di Firenze, insomma, quindi. Cioè... No, ma a parte provincia, perché non mi hai mai vista Regnano sull'arma a giocare a calcio. No, lì, perché... lì no, era anche un arbitro. Pensate un po'. Era... Allora, questo, uno questo che ha vent'anni decide di fare l'arbitro. Ma, ma non è, un... è difficile. Intanto è iniziato a 16 anni. È evidente, se fai l'arbitro, vuol dire che non sei bravo a giocare. Eh. Tu non sei bravo a giocare, vai a fare l'arbitro. Se poi non sei bravo neanche a fare l'arbitro, fai politica. Questa è la mia visione <ride> esistenziale. È uno scherzo. Chiedo scusa agli arbitri. Chiedo scusa se... agli arbitri. <ride> No, però no. me lo, lo rendete più semplice sto paese. E comunque se ce l'ho fatta io ce la posso il paese fare. Tutti. È, è è, il paese è complicato. Oggi è uscito questo rapporto migrante veramente abbastanza che colpisce. Pensate, non so se l'avete già sentita. Que nel 2015 107.000 italiani hanno lasciato l'Italia. I numeri sono molto alti, negli ultimi dieci anni parliamo di 1.800.000 italiani sì, sì. e di questi un terzo, uno su tre, sono degli under 35, sono ragazzi. Ma la cosa che mi colpisce di più, su cui vorrei sentire cosa ne pensa il capo del governo, è che non è che vanno come i nostri immigrati, non vanno in America, in Sud America, no, vanno in Francia. In Germania, in Svizzera, e finché li prendono in Inghilterra, anche se le ultime notizie dell'Inghilterra non sono così positive, visto che vogliono la fare la lista degli stranieri che sono nelle aziende. Però Francia, Germania e Svizzera. Cioè, italiani che lasciano l'Italia per restare in Europa, ma non più qui. Eh, è una notizia che ho visto oggi, mi ha molto. non colpito perché la sapevamo, ma mi ha molto fatto male per tanti motivi. Ed è il vero motivo per cui dobbiamo rendere questo paese più semplice. Per permettere non necessariamente ai ragazzi di non andarsene ma poi di tornare ma almeno di avere se vogliono della possibilità di tornare cioè parliamoci chiaro rispetto a 20 anni fa 30 anni fa forse più correttamente a 40 50 anni fa dove dal sud si arrivava a Torino per lavorare alla Fiat o in altri luoghi e questo era il fenomeno di migrazione oggi la migrazione è una migrazione che è innanzitutto europea quindi non mi stupisce il dato europeo è fisiologico c'è uno scambio continuo e tra l'altro ci sono anche diversi ragazzi che noi attraiamo ma molti meno di quello che potremmo perché? Perché noi abbiamo vissuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, sostanzialmente con un atteggiamento di rassegnazione. Il racconto di questi ultimi vent'anni, dalla politica ai talk show, a parte dei media, è che l'Italia è finita, che l'Italia non va da nessuna parte. Oh, ma le graduatorie che vedo in alcune trasmissioni, Massimo, in cui l'Italia è 127 nella corruzione dopo il Gabon e. <ride> Che vedo che è 87esima nella libertà di stampa. Una ho visto che noi eravamo dopo Salvador che ha fatto le prime elezioni nel 2015. Non vorrei litigare con i Salvadoregni, però di che parliamo? Cioè ci sono dei racconti sul nostro paese che non corrispondono al vero. Però c'è anche un passaggio nostro che bisogna fare meglio. E allora, che cosa penso? Io penso che i ragazzi che se ne vogliono andare hanno tutto il diritto di farlo. Noi dobbiamo creare un, un clima per cui possano tornare se vogliono. Come si fa? Si fa attraendo luoghi di innovazione. Oggi noi abbiamo, visto, abbiamo raccontato la storia di Marte ed è vera, da Torino si saprà se su Marte c'è vita. È una storia bellissima. Nel 2020, da Torino, dalla vostra città, grazie a un investimento in cui l'Europa sta mettendo dei soldi, ma l'Italia è il leader, è quella numero uno, vedremo se... Ci sono delle possibilità di vita su Marte. 2020, tenetevi liberi, perché non si sa mai. Il 19 ottobre del 2016, quest'anno, arriverà il primo ammartaggio di una missione europea con il 40% degli investimenti made in Italy e con un grande ruolo di Thales Salenia a Torino. Non soltanto Thales Salenia, ma anche Thales Salenia a Torino. Ma nel 2020-21, questo mondo, un mondo dove ci sono tante persone di varie nazionalità che stanno lavorando e stanno venendo a Torino. Oggi Napoli ha aperto la uh, scuola l'Academy di Apple, prima Academy europea. È un accordo fatto con Tim Cook qualche mese fa a Palazzo Chigi, Tim Cook è il successore di Steve Jobs alla guida di Apple, un accordo che abbiamo fatto a Palazzo Chigi, bellissimo, l'abbiamo fatto a Napoli. E posso continuare a raccontarvi tanti piccoli e grandi esempi in cui l'Italia deve attrarre dei luoghi. Per esempio, ne sa qualcosa Piero perché ne parlammo allora, il centro di intelligenza artificiale che Amazon ha voluto fare in Europa, lo fa a Torino. Lo fa a Torino. E guardate che è una cosa enorme perché sempre di più questi grandi player globali, anche troppo player e anche troppo grandi, sono quelli che decidono larga parte delle strategie del futuro. Allora la scommessa non è mettersi a piangere e fare le gradatorie, è creare occasioni di investimento, di innovazione, di ricchezza, è portare la gente a dire ok, credi nel futuro. A me però non fanno paura queste statistiche, anche se mi fanno un po' male. fa paura la mancanza di grinta, di entusiasmo, di coraggio, di fiducia. Oh, mio nonno, mio nonno, che aveva fatto la terza elementare. Io vengo da una famiglia che è un 50% una famiglia di contadini e 50% una famiglia invece di um, medio borghesi, un, un avvocato che, che era cresciuto a Milano. Il mio nonno contadino... Che faceva il sensale, che batteva i sassi perché suo padre era morto giovane e quindi doveva andare a battere i sassi per, per avere dei soldi e sfamare i fratelli e la, e la madre. Mio nonno, quando mi raccontava di quello, della guerra, mi diceva sempre, però, in positivo, che bisognava guardare con entusiasmo al domani. Era la generazione di quelli che aveva ricostruito l'Italia e aveva meno risorse di quelle che ci hanno lasciato i nostri genitori, <ride> ma aveva una grinta, una fame, una voglia di fare straordinaria. Ai ragazzi di oggi, io dico. E mi dicono che sono un troppo ottimista, che ce l'ho coi gufi, che non va bene. Io dico, ragazzi, il futuro dell'Italia non è nelle mani del destino civico e baro, è nostro. Allora, i ragazzi se ne vanno? Bene, creiamo le condizioni per farli rientrare. Semplifichiamo il paese, creiamo dei centri d'eccellenza, portiamo nelle università non i baroni e gli amici dei baroni, ma portiamo quelli più bravi, investiamo su un modello diverso. Si può oh, fare. Faccio politica per questo, Massimo. A ci sono, non, non faccio politica ma, per il bicameralismo paritario. No, ma lo so, lo so bene, Ritengo il superamento del bicameralismo paritario utile a fare meglio questo. A me non me ne frega niente del bicameralismo paritario del CNEL. Ma se eliminando il bicameralismo paritario del CNEL posso finalmente avere un sistema più semplice, questo mi consente di no, essere felice. L'entusiasmo va anche diciamo, aiutato da cose concrete. Molti ragazzi <ride> se ne vanno anche perché la situazione dei, del lavoro in Italia è quella che è. L'esplosione per esempio di questo fenomeno dei voucher che era nato come un'idea ed è diventato invece un uso addirittura comune. Io ricevo ogni giorno lettere di ragazze che mi dicono: Io non posso denunciare pubblicamente col mio, mio nome quello che mi succede, ma il mio datore di lavoro mi costringe a ridare indietro una parte del mio stipendio per, per poter rimanere dentro l'azienda, altrimenti mi manda a casa. Ecco, queste situazioni qua sono delle situazioni che esistono e sono drammatiche. E, e io dico: faccio un appello insieme a te, a quelli che ti scrivono e che comunque. No, non è che scrivono, scrivo lo sai benissimo, è un fenomeno diffuso. Mi piace l'idea. Il fenomeno dei voucher sta diventando un fenomeno preoccupante. I voucher in quanto voucher, tale no. non sono un fenomeno preoccupante. No, no. dell'abuso dell dei, dell eh. dei voucher è una cosa inaccettabile. E quindi io faccio un appello perché questi ragazzi parlino, ci indichino chi sono le persone che violano la legge. Passi il principio che la legalità è un valore irrinunciabile in questo paese. Lo so che non è facile, non applaudite perché non è facile. Perché è facile a dirsi, per chi è già tranquillo, e non è facile a farsi. Ok? No, no, non ve la faccio breve. Io quelli che fanno le, 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 la fanno facile, però guardiamo i numeri reali. Che cosa è accaduto in questi due anni e mezzo? Abbiamo fatto il Jobs Act. Ci dicevano che il Jobs Act avrebbe portato... Alla diminuzione dei posti di lavoro e all'aumento dei, dei licenziamenti. Fatto sta che ci sono state mila, 588.000, mila con gli ultimi dati ISTAT, assunzioni in più, posti di lavoro in più, di cui il 73% a tempo indeterminato. Perché su questa cosa la gente non ha una percezione di entusiasmo? Perché veniamo da cinque anni precedenti, dal 2008 al 2013, in cui i posti di lavoro persi non sono stati 588.000, sono stati 927.000, sì, di cui oltre mezzo milione sull'edilizia. Sì. Allora è evidente che quelli che tu trovi sono una piccola parte, no, piccola parte, una buona parte, ma non sono quelli che risolvono il problema. Però io ricevo decine di lettere tutte le settimane di ragazzi che mi dicono grazie per il Jobs Act, e io gli dico: ma grazie di che a me? Grazie per il Jobs Act perché io adesso posso fare un mutuo. Grazie per il Jobs Act perché io ho una prospettiva meno incerta. Allora, i lavoratori a Però... tempo indeterminato sono pochi, ma sono il 73% dei 588. I voucher, come si fa sui voucher? Uno. Bisogna trovare dei meccanismi, li abbiamo messi nel correttivo del Jobs Act per controllare meglio dal punto di vista della tracciabilità l'utilizzo dei voucher. Stiamo facendo questo per evitare che qualcuno faccia il furbo. Ci riusciamo? Non lo so. Questo è un pezzettino in avanti. Però torno al punto, Massimo. Nel paese di domani, dove c'è l'intelligenza artificiale, la robotica, il 4.0, l'innovazione, quello che deve essere dato ai nostri ragazzi è la voglia di rischiare, la voglia di mettersi in gioco. E lo so che non è facile, e lo so che bisogna affermare, sto per dire una castroneria secondo molti. Bisogna affermare che il fallimento può anche andare bene. Lo so che molti mi guarderanno perplesso, ma in America quando un ragazzo prova a fare un'attività e fallisce, quello che fa Venture Capita lo guarda con maggiore attenzione perché parte dal presupposto che avendo preso una bella trambata in testa, sarà più attento, avrà più esperienza. Da noi fino a qualche anno fa chi falliva veniva... A, gli veniva eliminato anche il diritto di voto perché il fallimento era visto quasi come un peccato mortale e morale. Allora noi dobbiamo dire prova, mettiti in gioco, rischia. E dobbiamo però fare una rete. Sì, per anche cui perché non, non è che tu abbia il talento per riuscire a fare queste cose, cioè bisogna anche governare una, tantissime persone che non ce la fanno perché non hanno immagini, è il punto Perché sono è... pigri, perché l'umanità è molto complessa. Una e una seconda critica... domanda è come fai a far la rete per chi non ce la fa? Eh, e questa questo... è la vera domanda che io, è io domanda. dico anche è la sinistra: anche la sinistra, sinistra. Eh, questa è la sinistra. Una volta abbiamo la detto sinistra. insieme, ci dobbiamo toccare il naso. <ride> sì, eh, eh, tocchiamoci il naso. Vabbè. Basta che non ti menti lungo, però, perché il problema è questo. Eh, io sono già no. messo di. di, di cioè, Ascolta, una, delle, una, Dante, una critica che ti è stata fatta in questi anni da tantissimi editorialisti. Eh. No, non gufi eh, persone. E cioè tu hai in qualche maniera utilizzato un piccolo tesoretto a disposizione più per quella che è stata chiamata la politica delle mance, no? gli 80 euro, piuttosto che invece intervenire fortemente sulle tasse. Cioè, ti spiego cosa voglio dire. Hai capito il problema centrale, che bisogna rimettere i soldi in tasca alla gente, che sennò questo paese non riparte, perché il consumatore e il lavoratore sono la stessa persona. Se il lavoratore non ha, lo, non ha certo. più soldi, non può consumare e le aziende falliscono perché nessuno più compra, non puoi solo certo. vendere le cose all'estero. Allora il tema è come mettere più soldi in tasca. E la maniera più tradizionale, classica, qui parla la mia parte liberale, ma è tagliare le tasse, fortemente tagliare le tasse ai lavoratori e le tasse sul lavoro. Le tasse alle aziende e invece non si è agito in questa direzione. Ma perché si è non si è agito in questa strada? strada. Perché non si è agito Beh, pre Prevalentemente si è scelta la strada degli 80 euro. E gli 80 euro cosa sono? Beh, non è certamente una. No, è eh che no. voi la chiamate mancia, ma guarda che la discussione è suggestiva perché io non voglio andare. Perché noi aprile. No, no, perché è un tema verissimo. No, Hanno detto che era una mancia, eh. da due anni e mezzo noi diamo 80 euro. Restituiamo ai cittadini che guadagnano meno di 1500 euro. Sono circa 9 milioni e 700 persone in Italia, 80 euro netti al mese da due anni e mezzo. Quindi ormai non sono più una mancia elettorale per un'elezione, perché se anche lo fossero stati, cosa che non è vero perché sono arrivati dopo, ma Ma se quei soldi tu li avessi invece messi su su sul cuneo fiscale, per esempio? Cosa vuol dire cuneo fiscale? L'avessi messi sulla possibilità, per, per, le, per il taglio delle perché tasse. Perché devo dare alle aziende, ora siamo un'assemblea industriale, scusate, eh? c'è il nuovo presidente delle industriale, la ex presidente, no, il non direttore, ma no, perché gli avrei li voglio in 80 euro e non ai cittadini che hanno 1200 euro? No, ma non le dai no, le, le aziende no, che se le mettono in tasca, no, le mettono per no, investire. No, 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 attenzione, oh, attenzione, perché Prodi, gli investimenti, perché eh. Prodi nel 2006-2008 fece l'operazione sul cuneo fiscale, mise 10, no, 5, miliardi, quanto era? 5 miliardi di euro sul cuneo fiscale, andarono alle grandi aziende e non andarono in tasca ai cittadini. Allora la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo preso 10 miliardi di euro e li abbiamo messi in più o meno 1000 euro all'anno per un 10 milioni di persone. Io trovo che questo atteggiamento qui sia mettere i soldi in tasca alla gente, è diventato una mancia perché una mancia? Perché l'ho chiamato 80 euro e lì è colpa mia, perché i tecnici del MEF mi hanno detto facciamo l'aliquota dello 0,07 in meno. Che lo spiegavo io, penso che questo atteggiamento non si sarebbe mai potuto spiegare ai cittadini e non avrebbero visto la differenza. E quindi ho fatto un'operazione di marketing imposta da me di dire facciamo l'operazione 80 euro. Per tutti quei, quindi è un'operazione di puro marketing chiamarla 80 euro, ma è lo stesso modo che fare il cuneo fiscale dalla parte dei lavoratori. Poi ci sono le imprese, perché io ero giocato con loro dicendo che gli 80 euro li voglio dare ai cittadini, ma noi alle imprese abbiamo dato un sacco di, di incentivi. Uno, IRAP, costo del lavoro. Venivo all'assemblea industriale in tutte le volte mi dicevano che bisogna ridurre, bisogna eliminare l'IRAP, costo del lavoro, non c'è più. Due, gli incentivi per il Jobs Act, fatto. Se ci fosse quello di prima, mi consenta, fatto. Tre, tre, abbiamo fatto il superammortamento, quattro, porteremo giù l'IRES dal 27,5 al 24, 5, tutte le tasse sull'agricoltura via IMU agricola, via IRAP agricola e quest'anno via IRPEF agricola. L'IMU l'hanno, no, però si parlava, ora si parlava delle imprese, alle imprese abbiamo tolto l'IMU imbollonati, poi c'è qualcuno che dice, ma perché hai tolto l'IMU prima a casa? Perché l'IMU e la tasse sulla prima casa, in un paese che ha l'80% no, di persone che hanno la prima casa e il 75% di queste è ceto media, era un piccolo gesto, anche per il valore politico che era diventato, di segnale che le tasse andavano giù. Però noi abbiamo iniziato a ridurre tutte le tasse. Il punto è che la gente mi dice, Matteo, stai scalando l'Everest. E non che tu dica sei a 2000 metri quando devi arrivare a 8868. Sai quanto c'hai ancora? Ma io vorrei fare l'elenco con voi nel silenzio più religioso da parte mia e dire 80 euro fatti. E non a tutti? Eh, se tutti no. Perché io penso che se prende 3000 euro al mese non ha diritto agli 80 euro, se prende 1000 sì. Come? No, no, no. Mi dica. E eh, non è vero, mi scusi. Non è vero, mi perdoni perché anche su questo si è fatta una discussione pazzesca, perché quelli che prendono 1200 euro netti al mese, parlo di netto, non di lordo, lordo comunque, 1200 euro netti al mese, hanno dal, maggio, scusa, dal giugno 2014... 80 euro netti che sono considerati una mancia perché io li ho venduti come 80 euro se avessi detto facciamo l'aliquota alziamo dello 0, 0, 0 riduciamo dello 0,2 l'aliquota avrei fatto un'operazione su cuneo fiscale in termini di comunicazione ma cuneo fiscale è l'agenzia delle entrate in provincia di, di, di Nidì per la gente normale no scusate è così eh. cioè se io ti dico ti do 80 euro è eh, una cosa chiara, se riduco il cuneo fiscale dello 0,5% non mi spiegate cosa si capisce perché io penso che sia un argomento di comunicazione, però IMU IRAP costo del lavoro, signora me l'ha suggerita lei, l'ho vista, poi IRPEF IMU imbollonati, IRAP ehm, incentivi per il Jobs Act, superammortamento, ammortamento chi, chi offre di più? Eh, no, Ires, cioè, la ricerca ehm, il patent box sono queste domande? La allora. parte in box, qui c'è la parte dei prenditori che dice: Le abbiamo fatte queste mm. cose, quelle di prima le alzavano le tasse, ora le abbiamo ridotte, meno di quello che avremmo voluto. Sì. Oh, ragazzi, io non sbagliate tante. Eh? Volete che vi dica che è tutto perfetto? Non è vero. Ne abbiamo fatto un sacco di errori, potevamo farli mm. meglio. Però almeno le cose si stanno muovendo anche sul settore fiscale. E gli 80 euro che mi hanno raccontato essere una mancia sono un tentativo, il primo, di restituire al ceto medio qualcosa. Perché. Per Berlusconi che gli attaccò, il grillo che gli attaccò, 80 euro non cambia niente. Per uno che prende 1150 euro e fa il metalmeccanico, avere 80 euro in più tutti i santi mesi è una possibilità di spendere qualche centesimo in più. Mm. Mm. Sono arrivate due, due domande, una... Forse l'hai scritta perché è firmata da Matteo e Federico, ma c'è un Matteo. Dice secondo lei questa è una riforma definitiva o avrà bisogno di ulteriori migliorie? Immagino la riforma istituzionale. Costituzionale, eh, se vince no, per me è difficilissimo cambiare dopo. Ma per un motivo, perché la domanda è vuoi ridurre il numero dei parlamentari? Se dici di no, non ci sarà mai uno che li riduce. Vuoi cambiare il bicameralismo paritario? Se dici no, vuol dire che vuoi tenere il bicameralismo paritario. Se vince il sì, ci sarà lo spazio sicuramente in prospettiva per migliorare, per intervenire sulle altre questioni, però oggi la riforma è innanzitutto l'occasione di semplificare che i politici danno l'esempio nel rendere più semplice il paese. Sono anni che noi chiediamo i sacrifici ai cittadini e però l'impressione è che a Roma i sacrifici non ci siano. Invece qualcosa è stato fatto. Sono stati eliminati tanti privilegi giusti o meno giusti, ancora molto si può fare perché poi si diceva stamattina con Sergio ogni volta poi uno gioca più uno, tutte le volte che dici una cosa ci sarà sempre qualcun altro che chiede ma io voglio di più eh, noi abbiamo messo il tetto ai dirigenti pubblici a 240.000 euro che a me sembra enorme l'ordi e, e oggi dice troppo ho capito però abbiamo messo un tetto che prima non c'era ma quell'azienda ancora non ne fa parte metteremo anche l'azienda dentro il punto però è che bisogna avere il coraggio di dire che se l'Italia la vogliamo cambiare bisogna fare un pezzettino alla volta, bisogna prendere l'impegno di non mollare mai, bisogna prendere il desiderio di provare a semplificare, a tirar via le cose che vanno tirate via. Ecco, per esempio, faccio ancora, se arrivano ancora domande, ora perché siamo già quasi alle sette, fra un Mi po', po andare a vedere della partita, ma una domanda sul sistema bancario. Ma, ma come fa a a far contro l'Italia? Non lo so, è il tifoso da Juventus, io non mi esprimo sulle... No, le, le, no, no, questo. Le, le, io parlo solo dei miei, sono, parlo dei miei, No, no, anzi no, scusami, ora vabbè che sono trovato elettorale potrei di dire Juventus. che la Juventus c'è una bella difesa, per cui Buffone sono più tranquillo averlo in porta che averlo contro, però la cosa che mi colpisce è che... Sai chi, chi definisco buffi? Quelli non che parla male di me, chi se ne frega mm. se parla male di me, quelli che parla male dell'Italia. Quelli che. Fanno il tifo contro l'Italia, quelli che, che, che fanno la OLA quando un dato dell'Istat non va bene perché almeno possono fare un comunicato contro il governo. Quelli sono i gufi, Massimo. Il gufo non è quello che critica il governo. Potete criticare il governo quanto vi pare, è un fatto positivo, anzi ci ha aiutato a migliorare. Ma quando ti fate contro l'Italia, a me questa cosa mi, mi fa male, perché io mi va bene tutto, però sono italiano e voglio bene l'Italia. Mi spiegate per quale motivo devo fare il tifo per qualcun altro? a volte succede sai benissimo che chi ha il governo identifica se stesso con la nazione no? e chiaramente chi ha l'opposizione tende quindi in qualche maniera questa è la, la, la dinamica giusta o sbagliata ma è certo Però ma è così eh, no, è quello che succede una, non sto dicendo do... che è la verità eh? dico che è quello che capita io, sono Però tra... io non sono d'accordo Li, mi limito a fotografare stamattina. la cosa, sì, cosa che non funziona ma è ma che negli altri paesi non paesi ma siamo nella città in cui possiamo dirlo perché noi a parte questa città questo è un paese che non ha senso dello Stato questo è lontano è un paese dove lo Stato che fa senso, questo è il problema. Cioè, è. È è il problema. In Italia, dato che Torino siamo uno stato da alcuni secoli, Torino è uno stato da, da parecchi centinaia di anni, ha un senso, dello, è la storia che non, non si può inventare. Io sono contento storia. del senso dello stato di Torino, ma io eh, combatto perché è, è, il senso dello la stato di Torino è, è questo. La no, no certo. e io non accetto che ci sia chi dice che sia uno stato di ragione schifo, mi limitavo no, semplicemente so a fotografare la ragione per cui lo fanno Ma lo stato che fa schifo. È l'atteggiamento che porta tanti a stare alla finestra a contestare, a stare sul blog a fare il leone da tastiera a scrivere male di tutti. Poi però ti capita di dover governare, e non parlo di questa città, ti capita di dover governare e fai fatica a ragionare di cose concrete. Perché è bello stare a criticare e a contestare, ma è più bello sporcarsi le mani e provare a cambiare. Questa è la differenza tra chi fa filosofia e chi fa politica. È bello provare a crederci. Allora, io non posso dire che lo Stato fa schifo. Io devo dire che chi pensa che lo Stato fa schifo deve cambiare insieme a me lo Stato. E bisogna far sì che ci sia una scuola della pubblica amministrazione che funziona meglio. E bisogna far sì che ci sia un senso di cultura e di educazione civica nella scuola italiana. Che si torni a insegnare le materie tipiche dell'Italia in Italia. Che vuol dire, ad esempio, non la posso chiamare un'ora di identità comunitaria italiana perché la sigla sarebbe IC e quindi avendo identità però di, di tornare su questi temi e, e riportare la gente a crederci. Questo per me è fondamentale. Invece la mattina mi alzo e trovo gente che urla soltanto, che sbraita soltanto e che non entra nel merito dei problemi, anche sul referendum. Io ho scritto vuoi ridurre il numero dei parlamentari e in tanti si sono arrabbiati perché è demagogico. Gli altri hanno scritto vuoi svendere i tuoi diritti e aumentare le bollette. Votano c'è una domanda che fa una, una signora c'è una domanda che fa una signora sono convinto che se fosse grazie scusa, Parino, la regione al vostro servizio grazie regione... <ride> <ride> avevo già intuito che ci fosse una certa popolarità su questa domanda per una cosa che hai detto prima ti chiede il signor Marco perché non è stato eliminato lo statuto speciale alle regioni con l'autonomia? L'abbiamo visto prima con l'applauso. Ah, cioè, perché, perché non, non possiamo sono... eliminare le regioni di statuto speciale e farle tutte ordinarie? Non visto è... che ormai non c'è più il problema di, di 60 anni in, fa? In un caso è impossibile per norma internazionale, mi riferisco all'Alto Adige, mh, nel senso che è proprio impossibile, c'è un trattato internazionale e quindi di conseguenza quella norma ha una mh, propria uh, disciplina. Eh, Sull'altro, molto banale, fermo restando che io ad esempio ho chiesto al Presidente della regione siciliana di darci in gestione delle strutture culturali, perché, perché quando penso che la Sicilia <ride> ha gli stessi chilometri di coste delle Balearie e delle Canarie, in più c'ha in più fermo, non applaudire, anche perché non è merito nostro che c'ha gli stessi chilometri, in più c'ha Beni culturali come se piovesse: c'ha la Valle dei Templi, c'ha Taormina, c'ha la bellezza di Ragusa, il barocco di Noto, c'ha Palermo, c'ha Erice, c'ha questo incredibile insieme di capolavori alla qualità del cibo, del vino, a tutto, al clima. E la domanda di, penso di Sergio Campino che, che l'ha raccolto lui per terra, non so se è sua ma... No, no, ma è legata, ecco, legata la a quello. La Sicilia però ha gli stessi chilometri delle Baleari e delle Canarie di, di spiagge ed ha un quinto dei turisti. Quindi io ho detto, oh, la cultura del turismo, gestiamola in modo diverso. Facciamo una politica turistica a livello nazionale. Le istituzioni del Stato speciale, da un lato, non c'era la volontà politica in Parlamento, non c'erano banalmente i numeri, e in alcuni casi c'era anche la convinzione che fossero ancora utili. Se andate a dire a Belluno... Che è utile che ci sia una regione a stato speciale, vi mettono le dita negli occhi perché sono arrabbiatissimi con quelli accanto che invece hanno l'autonomia e loro no. Però, perché non abbiamo portato a 500 o a 400 il numero dei parlamentari? Perché non abbiamo messo la sfiducia costruttiva? Perché non abbiamo ridotto il potere da parte del Parlamento di intervenire? Perché il punto a cui si è arrivati. È stato talmente difficile che in 70 anni quelli di prima non ce l'avevano fatta. C'è il massimo compromesso possibile, è il punto più è alto. È il massimo di... compromesso possibile. E quelli, Amo Sozza ha detto una cosa meravigliosa. Il contrario del compromesso non è l'integrità, il contrario del compromesso è il fanatismo. Allora io penso che il compromesso con la C maiuscola sia un punto di equilibrio che vada trovato. Capisco che nell'era dei tweet, lo dico anche per me, sia molto meglio dire sì, no, secco, boom, bum, zum, zum. Ma nel momento in cui il Parlamento, che era stato sostanzialmente delegittimato da un anno di assoluta e vergognosa paralisi, che non era stato capace di eleggere un Presidente della Repubblica, che aveva un parlamentare che faceva lo sciopero della fame per la legge elettorale, che sul mercato del lavoro continuava a traccheggiare. Alla fine l'abbiamo rimesso un po' in moto e ha fatto la riforma, che è una riforma molto importante per alcuni settori, ha ottenuto questo risultato. Sì, certo, ben altro si poteva fare, ma intanto si è fatto questo. E io sono, come diceva Edoardo D'Aleano, a, a pensare che l'utopia serve, serve a camminare, a mettersi in gioco. E ci si è messi in gioco fino a qui. Qualcuno pensa che dicendo no si possa fare di più? Auguri. Io penso che dicendo no si rimanga fermi e si faccia un passo indietro. Però se qualcuno pensa questo, in bocca al lupo. Però mi hai fatto la domanda Cattiva. La domanda è eh. su parte dello stretto, poi andiamo. No, è una domanda. Io? Che... Beh, leggi, sì. sì no, Ma no, rispondi no. te, no. no? rispondo io, va bene. No, sì, questo sì, questo ah, è, poi, è peggio per è, vabbè, sono tutti contrari perché per come è stata la mi scusi, presidente, perché si spendono i soldi per lo stretto di Messina e non si riparano i buchi le buche per le strade, non si dice i buchi, vabbè, è uguale. Può dire anche i buchi, però, bene, meglio le buche. A Torino si c'è i buchi? No, ma l'avrà scritto qualcuno che ha scritto l'articolo 70 della Costituzione, no? è pensato a correggere. Per le strade e non si migliorano i servizi per i cittadini. Io vorrei essere molto franco con voi. Ho detto sempre la stessa cosa da qualche anno a questa parte: cioè che per me il ponte sullo stretto viene dopo la banda larga. Quindi, dopo. dopo eh. I viadotti in Sicilia, dopo gli interventi sull'edilizia scolastica, dopo la Salerno-Reggio Calabria. Qui non verrà questo? mai? No, eh no, eh no! Eh eh no. no, perché... eh no perché se continua a dire non verrà mai faccio come Troisi, a avere un mo me lo segno in cui no? sta rassegnato eh. quella ricordati che devi morire ma il tuo atteggiamento è più simile a quello di, di, di Troisi e Benigni ricordati che devi morire, mo mm. me lo segno cioè il messaggio mm. negativo ma io no. penso che si debba dare un messaggio dove vediamo se le cose si fanno o no gli abbiamo messi i soldi sulla banda larga sì, i progetti stanno partendo vediamo come e in che forma continuano la sala della Reggio Calabria si sono fatti massimo una risata alle mie spalle i giornalisti della stampa straniera stanno ancora lì a ridere. Io ho detto che avremmo inaugurato entro Natale la Salerno Reggio Calabria e tutta la stampa estera si è messa a ridere. Uno mi ha anche chiesto di che anno. Esatto, che aveva detto il nome dell'anno. Posso dire, li avrei, no, per dire, avrei amabilmente persuasi del contrario tutti. Perché non stavano ridendo di me, stavano ridendo dell'Italia dei suoi ritardi. La Salerno Reggio Calabria entro Natale 2016 sarà totalmente libera. È già libera a quattro corsie ma manca ancora un pezzettino. Vi invito, chi l'ha fatta quest'estate già vede... eccolo lì, controlla. Chi l'ha fatta quest'estate la Salerno Reggio Calabria? E che andate tutti anche... Eh, eh, sì, eh oh, sono Torino è una città Bene. Di grande. Eh. Avete visto che era a quattro corsie, poi però c'era quella curva prima del Viadotto Italia sì. che quella galleria va sistemata, il motivo per cui ancora non la posso giudicare è inaugurata. Bene. Eh, i, viadotti, I viadotti al sud, i viadotti in Sicilia, l'ANAS ha fatto dei viadotti vergognosi, queste cose le stiamo facendo. Dopodiché il ponte sullo stretto, che serve per l'alta velocità, oltre che per le auto, è un ponte che deve collegare, virgolette mentalmente, Napoli a Palermo, perché l'alta velocità deve fare Torino, Salerno e non andare a Bari-Lecce e non andare a Reggio Calabria a Palermo. Perché questo accada, costa, il ponte costa tra i 3 e i 4 miliardi, secondo le stime. E c'è una gara già fatta, e c'è un processo aperto. Allora io dico, per la Torino-Lione quanto si spende, Sergio? Alla fine? 6? 8. 8 miliardi. Per la Brennero quanto si spende? Ora non voglio chiedere a Chiapparino, siamo 7-8 miliardi, il consulente gratuito. 7-8 miliardi. Forse siamo di più della Torino-Lione, eh? A naso. Per, quindi siamo a 16 miliardi per i tunnel giusti di collegamento con il resto d'Europa. Poi ci sono Però i collegamenti. Ma non li mettiamo tutti in fondo. Sì, ma anche lì ci sono privati. Non entriamo nel merito della, della discussione. No, 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 no. Però si può discutere. Ma al di là di quello, poi mettiamo 2 miliardi, 1 miliardo e mezzo per la variante di valico tra Firenze e Bologna per consentire a Renzi di arrivare un quarto d'ora prima a trovare i suoi nipoti a Bologna. Scherzo, non vorrei un avviso di garanzia ora con più interesse. Poi mettiamo i soldi sulla Salerno e Gio Calabria. Sulla... Perché? Un'infrastruttura che può arrivare al termine di questo percorso, che può collegare Napoli e Palermo con l'alta velocità, dopo che si è fatto l'intervento sulla dirizia scolastica, dopo, caro Massimo, che in tutto il resto del mondo si fanno ponti di 30 km, di 30 km collegamenti in Cina hanno fatto un ponte adesso di 30 km, dov'è il problema a fare un intervento se questo intervento può essere la conclusione di un percorso? Ditemi dov'è il problema. L'ha detto Berlusconi e ho capito, talvolta Berlusconi ha detto cose giuste. No, che non applauda lei, eh, Silvio, non applaudire, ragione. Non, è, è così, non è che siccome l'ha detto Berlusconi non sono d'accordo, ma questo atteggiamento, scusate, uno può dire: Io penso che non sia una priorità oggi, ma da dire che siccome l'ha detto Berlusconi non si fa, eh ragazzi, anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta, eh, cioè è un dato di fatto. Sono le 7.10, ti richiederei. 7.10. E che si fa? Andate a casa. È l'orologio eh. che non è fermo due volte al giorno. Due ore stiamo parlando. Guarda, l'ultima, è davvero. Non ne posso più. L'ultima domanda, non ne potete più. La faccio come fossimo in televisione, dando del lei proprio, perché è seria. Ecco, domanda... e Ma è... Di Orang, secondo... No, secondo lei, dopo due anni. Quanti, quanti, quanto dura due è il governo Renzi? Quanti, sono quanti mesi eh, sono? Due anni e. No, no, che due anni. Due anni e febbraio. Sono due anni e mezzo. Ottobre, otto mesi. Ecco, l'obiettivo iniziale mi pare evidente, abbiamo capito anche oggi, la missione vede, di questo governo era tentare di cambiare, era molto ambiziosa, tentare di cambiare proprio l'atteggiamento psicologico degli italiani, cioè cambiare l'umore di fondo di questo paese, riportarlo ad avere visioni, speranza, ottimismo, a guardare più la porta che si apre, piuttosto che le cento che si chiudono. Ecco, secondo lei, proprio tra è riuscito questo obiettivo? Cioè oggi l'Italia è, è, è diversa da questo punto di vista rispetto a due anni e mezzo fa? O siamo esattamente come allora? L'obiettivo non era questo purtroppo. Il motivo per cui io ho accettato, e lo dico con un po' di sofferenza, di non passare dal momento elettorale e di intervenire in corsa, contravvenendo a una cosa che avevo detto, dovendo cambiare idea, è perché il Paese in quel momento era totalmente bloccato.